Ok, Ok. ciao a tutti e benvenuti a questa edizione del Milano Life Coding di febbraio. Io sono Alka e assieme a Matteo, che è qui sotto, organizziamo queste serate. Siamo i community manager e facciamo parte di Codice Inutile, che è questa associazione che insomma porta avanti queste serate presso il WeMake, che è comunque l'ambiente che ci ospita, questa volta virtualmente, ma in realtà dal 2015 ci ospita fisicamente. Poi è venuta questa cosa della pandemia, pian piano insomma riusciremo a fare anche sia fisico che virtuale. E dunque questa serata è speciale, dico perché è speciale perché è dal 2015 che cerchiamo persone che possono fare live coding, ma quello vero, e cioè far suonare le immagini, oppure far reagire le immagini attraverso il suono. E questa per me e anche per Matteo e per tutti quanti del Milano Live Coding è assolutamente magia. E a tal proposito vi faccio, passo la slide dopo, ok? Faccio vedere questo frame da, non so se è presente Dumbo, gli elefanti rosa, e appena l'ospite misterioso che dopo si presenterà mi ha detto voglio fare questa cosa qui, subito ho detto wow, che bello, cioè, comunque è il sogno di tutti i tempi far suonare le immagini. E questi elefanti, insomma, già da piccola mi attraevano perché già immaginavo che potesse accadere in futuro una cosa simile. Va bene, adesso io darei la parola all'ospite magico, che Sì. comunque è un creative coder a tutto tondo, ma non solo, è anche sviluppatore, sa fare di tutto, è anche il boss degli shader, insomma, veramente è a tutto tondo, quindi io direi di mettervi comodi, interrompo la condivisione e do la parola all'ospite magico. Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, sono Lead front-end a Contralto Audio. Siamo una società che si occupa di consulenza verticale sull'audio e sulla creazione di software per la gestione di sistemi professionali. Abbiamo operatività con clienti internazionali e quello che vedete oggi, vedremo stasera. È un po' la sintesi di ciò che a me piace fare nel tempo libero, ma anche quello che è il mio lavoro. Vado a condividervi ciò che vedremo stasera. Ok, eccoci qua. Eccoci, si vede. Aiuto un po' il mio carrettone di Mac disabilitando il mio video. Vediamo un po'. Ok. Spero che possiate vedere tutti. Sì, Allora, che cosa vediamo. stiamo vedendo? Vedete delle cose che si muovono sullo schermo. Bene, è la mia voce. È la mia voce che viene acquisita dal microfono della webcam, solamente nella parte audio, e viene processata da un'applicazione che ho creato per tradurla in immagini in movimento. Cos'è sostanzialmente questo esperimento? Questo esperimento traduce caratteristiche, peculiarità del suono in informazioni che vengono utilizzate per pilotare dei punti in una rappresentazione tridimensionale. Come vedete, qui abbiamo potete notare dei triangoli. Potete anche notare questa, devo girare in questo modo, potete notare questa forma d'onda composta da tante sinusoidi, da tanti contributi di sinusoide, ed è esattamente il suono della mia voce come vi sto parlando ora.
realizzare questa applicazione che vedete sta girando dentro Chrome e non carica alcun suono, ma ripeto, semplicemente acquisisce in tempo reale la mia voce, ho utilizzato sinergicamente tre librerie JavaScript, di cui una probabilmente non è molto nota ai più. Allora, io partirei immediatamente da parlarvi quella più, forse la protagonista di questa sera, che è la libreria audio che mi consente di estrarre queste informazioni sonore e di mostrarle a video. La libreria si chiama Made.js. Poi ovviamente alla fine della serata vi forniremo tutti i link, ma soprattutto vi forniremo il progetto di questo risultato. Lo potete trovare su GitHub, liberamente accessibile. Siete invitati a creare dei progetti vostri, a forcarlo, a fare quello che volete, insomma. Questa libreria è stata una piacevole scoperta. Io avevo bisogno di qualcosa che mi consentisse di lavorare con l'audio su web in modo più agevole che non utilizzando librerie di basso livello del browser. E perché è interessante questa libreria? Perché ci semplifica molto l'esistenza al programmatore. In particolare permette di acquisire runtime delle metriche di misurazione del suono molto particolari. Cosa intendo per particolari? Non abbiamo unicamente l'intensità del suono, che è una grandezza fisica misurabile. Qui adesso cerco di dare dei cenni teorici molto contenuti, molto accessibili. L'intensità del suono misurata in decibel, ok? Ecco, questo è bene. Questa libreria ci permette di avere altre informazioni a corredo. Ci permette, ad esempio, di sapere che relazione c'è tra i toni alti e i toni bassi. Per fare un esempio, tra la percentuale di rumore nel suono o l'assenza totale di rumore nel suono. Tutto questo è accessibile tramite le API della libreria. In questa pagina, che poi linkeremo in modo più puntuale, voi avete un elenco di variabili o di metodi ai quali potete accedere direttamente dal programma. Nell'ultima parte di questo intervento vedremo direttamente da codice dove utilizzare queste peculiarità. Come vedete sono moltissime, non sono nulla di diventato di specifico da questa libreria, ma in realtà hanno una forte base teorica. Interessante la bibliografia di rimando di questa libreria che trovate a piedi pagina. Consiglio per chi è interessato all'acquisto di questo volume, che è The Mathematical Foundation of Music, MIT Press 2006. Racchiude tutta la matematica che trovate disponibile da Meida. Veramente molto interessante. Vado a parlare ora della seconda delle tre librerie, quindi poi vedremo nel dettaglio del codice magari alcune di queste, che è RxJS. Allora, qualcuno di voi forse che sta seguendo ora già lo utilizza in progetti web di una certa portata, di un certo rilievo. È una libreria che ha avuto decisamente un grande successo negli ultimi anni, perché ha introdotto un paradigma di funzionalità nuovo. In RxJS
Ogni cosa può essere modellata e trattata come se fosse un flusso. RxJS definisce degli oggetti basilari di riferimento che si chiamano osservabili, observable, i quali ci consentono di trattare pacchetti di informazioni, pacchetti di dati, strutture, dati, come noi possiamo plasmare, forgiare, come fossero dei flussi. E assieme a questo ci offre un sacco di operatori per trattare questi flussi, per filtrarli, per combinarli, per sdoppiarli, per ritardarli. E trovava tantissime applicazioni. Io ero curioso di provarla perché volevo vedere se potevo utilizzarla per pilotare un effetto grafico complesso come questo. E la risposta è stata positiva e mi ha piacevolmente convinto, in quanto in pochissime righe di codice, poi le vedremo, mi ha permesso di definire l'acquisizione del flusso audio, l'attivazione di un ciclo di disegno, ma anche cose come questa che adesso vedrete, l'immagine che si fermerà per un momento, ma è perché RxJS mi ha consentito di definire in pochissimo un modo, un metodo per bloccare il flusso dei fotogrammi col tasto, con un tasto qualsiasi. In questo caso ho utilizzato il tasto della barra spazio. E così come ripremo barra spazio, il mio effetto continua ad andare. Quindi molto, molto interessante. Non approfondisco oltre, vi invito comunque a darci un'occhiata seria, perché magari se già operate con framework tipo React, Vue, Angular, o anche semplicemente con JavaScript, TypeScript e Vanilla, potreste essere conquistati, davvero. È molto carino. Beh, la terza libreria è, come dire, la cosa più nota e classica anche in questo appuntamento, che è 3GS. Qui ho, come vedete, vi ho suggerito un corso da prendere, poi lo vedremo. Comunque 3GS, già la conoscete. Sì, il nostro pubblico dovrebbe conoscerla, soprattutto quelli che ci seguono da prima persino della pandemia, perché avevamo tenuto diversi incontri e per un po' una proposta di Luca Moroni, che è poi confluita nella playlist che abbiamo sullo YouTube di Codice Inutile, sì. Con le sue lezioni, è molto interessante, poi lo aggiungiamo poi nel file dei link che vi postiamo dopo in chat. Sì, e quindi questa è un'applicazione di TGS sostanzialmente. Avevo esordito dicendo stiamo visualizzando del suono, ma credo che sarebbe opportuno definire esattamente che cosa stiamo osservando, in che dimensioni ci stiamo muovendo ad osservare. Allora, il suono come fenomeno fisico sappiamo essere una vibrazione che si propaga nell'aria, in questo caso nell'aria, ecco, ma è anche in altro mezzo fisico. E una grandezza che è misurata con determinati criteri. Potremmo veramente fare una digressione lunghissima, però diciamo che quello che stiamo vedendo qui sono sostanzialmente tre grandezze: il tempo, la frequenza e l'intensità del suono. In particolare, se io faccio un po' di orbiting su questo effetto, vediamo che c'è questa griglia di triangoli, come sarà detto, e quest'altra linea di sopra. Bene, noi stiamo osservando il fenomeno del suono in due prospettive diverse. Nel caso di questa linea che vedete, stiamo osservando il suono nel corso del tempo. Nel caso della griglia, stiamo osservando come l'intensità del suono si propaga per frequenze diverse. Cosa intendiamo per frequenza? Per frequenza intendiamo il numero di oscillazioni dell'onda sonora per unità di secondo. Probabilmente se vi dico hertz è una grandezza che avete già sentito a scuola,
o in altre circostanze. Ecco, che intervallo stiamo guardando in particolare di Hertz? Stiamo guardando una fascia abbastanza precisa, che è quella udibile, che va dai 20 Hertz ai 20 kHz. Non per casualità, in realtà. Il tempo, quindi facciamo l'osservazione over frequency e questa è over time. E l'intensità del suono si misura in decibel, dirò brevemente questo. Dirò anche brevemente che possiamo risparmiarci di andare su teorie complicate, su grafici estremamente poco decifrabili nel tempo che abbiamo, ma web audio, la tecnologia web, il layer tecnologico ci permette di accedere alle API audio, già fa un sacco di operazioni per conto nostro. Bene, considerate che Meida è costruito sopra questo strato di preesistente e offre sostanzialmente dei metodi per accedere immediatamente a questi dati in frequenza senza dannarci particolarmente. E, che dire, possiamo notare questa sorta di griglia, possiamo avere una lettura di questa griglia da sinistra verso destra, perfetto, ed è proprio questo il fatto. Consideriamo che la frequenza va da questi 20 Hz ai 20 kHz da sinistra verso destra, d'accordo? E per offerta, per esposizione offerta, dataci dalla libreria, è suddivisa linearmente in blocchetti di frequenza. Ora, abbiamo questi triangoli e questo passo, no, nella griglia. Dipende dalla, diciamo, dalla capacità del nostro dispositivo, in questo caso del mio laptop, della scheda audio del mio laptop, di darci dettaglio sonoro, dettaglio di misurazione in realtà. Tipicamente tutti i dispositivi digitali, o potremmo parlare, fare una in realtà più un close up sulle schede audio presenti nei laptop, nei computer, operano con una frequenza di campionamento detta di 48.000 Hz, sì. Perché parlo di campionamento? Perché è una frequenza insita proprio nel fatto che possiamo avere accesso a queste informazioni in frequenza. E per un teorema che non mi sto adesso a pronunciare, però serve Nyquist, si dice che questa frequenza è doppia della frequenza della banda udibile. Questi abbiamo 48.000 Hz che trasposti ci permettono di avere esattamente il campionamento che ci serve per tirare fuori questi dati qua. E questo campionamento, chiedo per conferma, è quello che è l'operazione che permette al computer di interpretare quello che è il suono, il segnale del suono. Esattamente. In digitale, giusto? Esattamente, ma siamo questo come proprio come asset minimo fisico per avere questa possibilità. Deve essere almeno il doppio. Questo è un fatto di... Potete immaginarla come sia la risoluzione di un'immagine in 4K piuttosto che in 2K, piuttosto che a risoluzioni più basse. Tipicamente, volendo dare anche una misurazione di bit a disposizione per fare questa operazione, stiamo parlando di 24 bit. 24 bit ci consentono di avere questa base di campionamento, questa base di dettaglio. E, bene. 24 bit definiscono, chiedo sempre perché io sono il primo a non certo. essere molto ferrato su queste cose. 24 bit sono la quantità di informazioni che sono comprese in un campione esatto, computato nell'unità di tempo. Okay. Esatto. E questo è riflesso direttamente nel numero e nella posizione dei triangoli, se ho capito bene.
Potremmo accennare per completezza, tenteremo di accennare al fatto che esiste un'operazione matematica particolarmente complessa chiamata Fast Fourier Transform, FFT, la troverete spessissimo in giro sulla teoria della visualizzazione di audio, ma non solo, la quale ci permette di passare dal dominio del tempo in dominio di frequenza. La cosa utilissima dell'FFT, che tra l'altro è calcolata sotto banco direttamente da Web Audio e quindi da Median già ne fruisce dei risultati, la cosa interessante è che ha una sua parametria minima di regolazione. E quindi in soldoni ci permette con pochi parametri, pochi aggiustamenti, esatto, di spacchettare il suono, che quando più suoni si incontrano si amalgamano insieme e di avere la cassa della batteria separata dalla voce perché occupano frequenze diverse. Diciamo che ci permette di avere un dettaglio del suono ad un certo intervallo di frequenza. Potremmo essere interessati magari a guardare solo le frequenze, le basse frequenze, poi le medie o le alte. Questa cosa ci è offerta built-in proprio da Web Audio. Ok, quindi abbiamo descritto le grandezze in gioco. Potete notare, ecco, andando a destra, che in questo pannellino di controllo vedete questi grafici che cambiano via via che il suono ha una variazione, via via che il tempo scorre. Sono le metriche di media, sono separate, sono specifiche, hanno dei nomi molto strani, ma sono molto dettagliati nel darci qualcosa, un'informazione sul suono che altrimenti dovremmo computare noi from scratch, con dispendio di tempo e di risorse cospicuo. Potremmo passare al codice? Sì, direi che appunto siamo un po' arrivati a metà e quindi perfetto. Direi che è l'ora di guardare il back-end, come dire, sotto il cofano. Penso che, spero che i caratteri siano abbastanza grandi. Comunque, ecco. Sì. Allora, questo progetto, che troverete, ripeto, su GitHub, quindi veramente consultabile, si poggia sulla parte di assetto di environment del progetto. Ho utilizzato Vite.js, che è un bundler JavaScript che mi consente di impacchettare più risorse JavaScript in un unico queso e di avviare un'applicazione. Lo consiglio perché è estremamente veloce e molto comodo da configurare. In pratica, definito l'index HTML del nostro esperimento, basta linkare a questo bundler il file principale JavaScript, lo script principale, e con poco lui è in grado di comprimere, di creare un'applicazione web già perfettamente funzionante. Vediamo un po'. Quindi abbiamo il nostro index.js, che non fa niente meno che istanziare la classe principale dell'applicazione che ho isolato in questa app, che contiene in realtà tutto il corpo del nostro esperimento. Allora, diamo un dettaglio immediato della comodità di Rx.js. Come vedete qui, ho istanziato l'applicazione e ho accesso a un metodo che è run. In questo run ho praticamente sintetizzato tutto l'Rx.js utilizzato. Mi è tornato comodo perché? Perché in run decido che ho due flussi concatenati. Nel primo flusso, lo descrivo così a parole sommarie, però poi vi invito a provare,
Nel primo flusso ho due informazioni che sono la pressione del tasto button, faccio ripartire l'applicazione, come vedete questo è un bottone che si rende necessario in quanto la policy di autoplay di Chrome non mi consente di far partire direttamente tutto il layer tecnologico per recepire l'audio, ma ha bisogno di un click, di un'interazione utente minima. Quindi mi torna estremamente comodo per recepire il click del pulsante, che è un elemento del flusso, e quest'altro flusso che è, detta breve, l'accesso al flusso della webcam, in questo caso limitato al solo flusso audio. Quindi con tutto questo fatto in quattro righe. Dopo ciò ho tutte le informazioni per partire con la mia procedura di init, la quale adesso andremo a vedere più in dettaglio, dove creo la scena, istanzio tutti gli elementi, e poi qui ho in questa seconda parte, in questa concatenazione, ho il mio ciclo di loop, di render, di disegno dell'effetto. Vado sul ciclo di init, scusate, sulla procedura di init, dove per brevità dirò che vado a definire ciò che mi serve, cioè una scena, una camera. Scorro perché sono tutte cose, credo, già abbastanza note. Un elemento per disegnare, per renderer, un oggetto per definire la mia funzionalità di orbiting, cioè questo movimento, due luci, anzi una sola luce direzionale. Poi, come vedete, c'è questo alone diffuso intorno ai triangoli. Beh, questo è un effetto di post-processing che 3GS ci offre dietro le quinte e lo rende attuabile con un modulo che è chiamato Effect Composer. E, in sostanza, quindi abbiamo il render della scena e poi un ulteriore passaggio che crea questo alone diffuso. Dopodiché vado a creare gli elementi che sono la base dell'effetto che state vedendo. Magari vediamo se riesco a affiancarli brevemente. Ok, quindi non si nota moltissimo, ma con un po' di attenzione si può, io sono esagerato con lo zoom, però si può notare che questa linea in realtà non è una linea continua, ma è una linea formata da tanti blocchettini, da tanti piccoli cubetti. Questa cosa è possibile in 3GS in modo efficiente utilizzando una peculiarità che si chiama Instanced Mesh. Che cos'è? Praticamente Instanced Mesh mi permette di dire e di stabilire, data una forma base che potremmo dire essere una blueprint, cioè un oggetto replicabile, istanziabile n volte, creami n istanze da questa. Bene, 3GS riesce a fare questo in modo molto efficiente e senza dispendio computazionale oneroso. Come vedete, l'effetto sta girando a 60 fotogrammi al secondo. Il mio computer è del 2015, quindi più che ben datato. Ecco. Cosa facciamo? Praticamente gli diciamo che abbiamo un box buffer geometry, un cubettino molto piccolo, lo andiamo a replicare n volte. Quante volte? Il numero di questo dipende dal nostro dominio di osservazione. In questo caso, vediamo un attimo. Dalla risoluzione della nostra
dalla nostra griglia, dalle nostre bande di frequenza. Vedo che anche i colori sono mappati su un valore. Qual è? Sì, perché in realtà questa cosa sono riuscito a ottenerla utilizzando una libreria, non volendo creare delle funzioni complicate per rilevare il colore. In realtà sono riuscito a, utilizzando una libreria che si chiama Color Map. Quindi ti genera una palette in base a qualcosa che esce dall'FFT. Esatto. In pratica con questo Color Map ho ricavato una palette base e in questo punto riesco a crearmi un oggetto Colors che utilizzo poi per generare tutte le sfumature di colore necessarie. E Picnic è il nome di una palette? Esattamente, è una delle tante palette. Qui ho messo anche un link, voi potete vedere, ne ha tantissime, ne ha diverse. Allora, grazie della digressione, perché è completamente deformazione professionale. Sto lavorando su palette per la data visualization e la loro accessibilità da qualche mese. Vabbè, potresti trovare interessante da dei flavor tono su tono, ma anche delle cose un po' più sbizzarrine, diciamo così. Vediamo un po'. Potrebbe essere importante. Però scusa, non ho capito, quale valore dell'FFT influenza i colori in qualche modo? FFT length, lì, cos'è? Esatto, sì, questa qua. Perché a me serve avere un colore diverso in base al parametro dell'FFT. Cioè, non so se si può spiegare in due parole, ma è un aspetto quindi di quel pacchetto di frequenze? Cos'è l'altezza? Sì, esatto. Allora, provo a riassumere. Diciamo che notate che qui abbiamo abbiamo una griglia, ma una griglia è fatta di linee. Vedete che c'è un progressivo verso un punto prospettico, no? Notate che c'è questo movimento. Notate che c'è una linea in realtà. Potete scorgere che ci sono delle linee. Forse qui è più visibile, mentre sto parlando. Bene, diciamo che ognuna di queste linee potete immaginarla come un asse X di un diagramma cartesiano, sì, fotografato in un determinato istante. Ok? E noi cosa dobbiamo fare? Abbiamo un parametro che è vincolato alla risoluzione della nostra osservazione in frequenza, che è FFT size, che credo qui di aver limitato a tipo a 512. Comunque, non approfondendo teoria peculiare, comunque sappiate che è sempre una potenza di 2. E quindi, in base al numero di linee che ho messo in gioco, qui credo siano 50, non si notano completamente e interamente, perché in base alla propagazione del suono fanno questo effetto, no? Che state vedendo. Però sono 50 linee una dietro l'altra, diciamo così. Per ognuna di queste linee noi abbiamo un tot di campioni. Quindi il suono che entra nel tuo microfono viene diviso 50 volte. Esatto. E ognuna di queste fettine ha una dimensione FFT size. Esattamente. La cosa più evidente, direi che possiamo andare al punto proprio saliente, in quella che è la funzione di disegno. La funzione di disegno cosa fa? Due operazioni essenziali. Deve prendere informazioni da Meida, da questa libreria magica, e pilotare la geometria della nostra scena 3D. Come viene fatta questa cosa? Allora, spero che si veda qui, abbiamo, questo è l'oggetto che ricavo da Meida, lascio poi a vostro approfondimento dal codice, estraggo determinate caratteristiche del suono peculiare in un oggetto, poi, ecco, e qui si palesa la potenza di Meida, nel senso, quali informazioni in frequenza mi servono? Come le tiro fuori? Una variabile, amplitude spectrum. Queste due righe
vanno ad agire su una struttura che io inizialmente ho creato, che è FFTS, che è un vettore di vettori. È un vettore, immaginate che sia una lista di altre liste, diciamo così. Okay. Praticamente una tabella. Praticamente una tabella, esatto. Queste due linee mi consentono, via via che il suono viene masticato, processato da MADE, di avere questa successione in tempo reale. Ok? Pop, leva, unshift, sposta. E via via che questa è sempre computata e aggiornata da MADE, io ho un aggiornamento in tempo reale della mia situazione in frequenza per il suono che sto recependo. Fatto questo, il più è praticamente risolto, in quanto io devo prendermi da MADE le cose che mi servono. Queste audio, loudness e sharpness sono esattamente queste che vedete qua. E poi posso usarle. Qui siamo nel punto topico, nel senso che per ognuna delle linee che vi state vedendo, vado a prendermi la geometria, e in particolare mi interessa che cosa? Mi interessa sapere la sua posizione nello spazio. Non è una geometria particolarmente complessa, sono dei triangoli, come potete notare. Quindi in realtà mi bastano queste tre informazioni. In questo modo accedo ai vertici della geometria per ogni singola linea e vado a fare questo calcolo qua, che è praticamente il cuore dell'effetto. Potete immaginare che questa linea sia l'asse X, o meglio, scusate, il punto X del mio triangolino. E vado a prendermi, come dire, la posizione dei miei intervalli di frequenza. Nel senso, ho il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, un indice praticamente, l'indice della mia lista. E lo vado a utilizzare in questo modo qua. Se c'è tempo dopo, vado a dire perché ho usato logaritmo in base 10. In realtà c'è una ragione precisa. La ragione precisa è che, detta breve, mi permette di comprimere in questa visuale, dove la X ce l'ho davanti, a favore di osservazione, mi permette di comprimere tutte le bande di frequenza in modo che siano visibili. In pratica, come vedete, ho una scala che io posso estendere. Vediamo se si riesce. Vedete che la sto comprimendo ora. Se parlo, vedete che la scala è molto più complessa. Se io la estendo, vedete che comincia a espandersi. No? Quindi questo è uno dei tre vertici che viene usato da riferimento per gli altri. Sì, esatto. Uno dei tre punti del triangolo. Okay. In Y, cioè questi picchi del triangolo, sono definiti qui. E che cosa usano? Usano il valore della nostra stranissima FFT, quindi questa roba già bella che è calcolata da MADE, moltiplicata per un fattore che dipende dall'intensità del suono. Qui sto combinando le cose. Sto usando l'informazione in frequenza moltiplicata per l'intensità del suono. E poi ci aggiungo una delle altre feature che MADE mi ha consentito di estrarre. Quindi faccio quello che volevo far capire, appunto, che vado a condizionare la posizione del Y del vertice da queste due grandezze sonore, cosiddette. E potrebbero essere messi in moltissimi altri modi, in realtà, perché qui faccio solamente un'addizione, e a questa vado ad aggiungere il valore dell'FFT per qualcosa.
ho assoluta libertà in questo. Quello che è importante notare è che appunto la cosa avviene velocemente ed efficacemente. E questa è l'asse Z. L'asse Z è, come vedete, la nostra profondità, diciamo così. E faccio semplicemente l'utilizzo del suo indice e lo vado a condizionare con uno step che in parte ha un valore fisso e in parte dipendente anch'esso da una grandezza recepita da Meida. Quindi capite che in pratica ho combinato tre coordinate spaziali con grandezze sonore in questo ciclo. Alla fine di questo ciclo vado a fare, come si è soliti fare, un intersect update sulle geometrie di tree per aggiornare la geometria, per dire al render, ok, ho modificato le posizioni dei vertici, quindi aggiorna la scena. Ok, abbiamo ancora un po' di tempo. Quanto tempo ho? Allora, siamo a buon punto e io volevo chiedere intanto se c'erano domande, perché appunto abbiamo parlato di un sacco di cose, di dettagli. Sì, chiedo quindi, anche Venia, se le domande sono state precise, ma veramente molta densità di cose in questo. Certo, ma era come dire, l'obiettivo della serata, quella di proporvi qualcosa di un po' più denso su cui discutere poi insieme. Se avete domande scrivetele pure tranquillamente in chat e noi le raccogliamo, così non facciamo problemi di turni o altre cose. Io controllo la chat e appunto se su qualsiasi aspetto, adesso ne parliamo un po', e appunto relativa a questo. Poi dopo, come da tradizione, faremo un momento di chiacchiere dopo la live su quello che volete. Molto rilassante, quindi ci tengo che partecipiate. Mi rilasserò anch'io allora. Certo, mica la vuoi solo tu. È stato perignoso a condensare un po' tutto, però va bene. Prego, non fatevi problemi, qualsiasi tipo di domande, molto base, molto tecniche, strane, normali, vanno bene tutte. Quindi quella cosa che stavi dicendo risponde alla mia domanda, che mi chiedevo se ha un effetto dovuto, cioè l'impressione che sulla sinistra ci fossero tre angoli molto più grandi che sulla destra. Sì, perché in realtà... Se era il disegno o se era solo dovuto al fatto che la tua voce è più bassa che alta. Perché l'hai percepito da questo microfono, che è un microfono di eccelsa qualità, permette in questo momento, in questa situazione, col mio rumore ambientale di fondo, può essere anche... letteralmente la ventola del mio portatile o di qualsiasi altra cosa che può percepire, ovviamente fa contributo, nel microfono gli entra un determinato suono e questo è il risultato finale. Tra l'altro è interessante che Web Audio ci metta a disposizione, volendoci lavorare più a basso livello, risponga a delle informazioni sul nostro sistema. Ci permette di sapere, tra l'altro, a che frequenza di campionamento operiamo, ci permette di sapere se determinate cose nel comparto audio del nostro dispositivo sono attive o meno. Ovviamente lo fa cercando di uniformarsi il più possibile tra una piattaforma e l'altra, ma spesso non è così. Se io vado a leggere il medesimo oggetto offerto dalle API di Web Audio su Chrome o su Safari, potrò notare delle lievi differenze, come sempre, ma grosso modo Web Audio è uno standard ormai acclarato, diffuso. E speriamo anche in evoluzione costante. E, come dire, poi niente. Okay. C'è questa parte successiva che, ecco, forse... Ok, una domanda sul contesto in cui si potrebbe applicare, se interpreto bene, e sì, una domanda sulle performance, a cui magari aggiungere quello che stavo pensando io, se per esempio sarebbe fattibile visualizzarlo su un telefono cellulare, magari da una rete
non wifi. Sì, è fattibile. Io l'ho provato sul mio iPhone XR. Funziona perfettamente. C'è da dire una cosa. Il mio microfono, sarebbe interessante su questo fare dei benchmark, per l'appunto. Il microfono che abbiamo sui dispositivi mobile è un po' diverso, diciamo che è regolato, è impostato in modo diverso da ciò che abbiamo nella webcam di default, ma potremmo utilizzare anche delle webcam esterne nei nostri portatili, come ben sappiamo, con una risoluzione maggiore, e si auspica anche con un comparto microfonico migliore. Quindi potremmo avere una risposta a parità di impostazioni, intendo più attendibile. Ecco. L'altra domanda era le performance, dicevi? Sì. No, era, posso, magari la dico a voce, se, in quale contesto l'avevi usato questa patch, insomma questo software che hai fatto, l'hai usato in un contesto di live coding, in un concerto oppure in che situazioni? È una mia ricerca personale, personale, e per utilizzare sinergicamente più librerie diverse. Però in effetti potrebbe funzionare in un contesto di live, visto che ho usato su dei microfoni o sì, passandoci dentro degli strumenti o sì, come esatto, sfondo di un sito web, di quel tipo di cose un po' all'avanguardia. Beh, di fatto sì. Per le idee, per i cambi di applicazione che potremmo pensare a riguardo, io invito a guardare questa pagina di Media.js.org Features, perché è proprio molto dettagliata. Tutte queste features audio, le chiamano in questo modo, io potrei estrarre da qui, esattamente in questo punto. Come vedete, ne ho tirate fuori una necessaria per l'FFT, una per la loudness, appunto per l'intensità sonora percepita. Questa è un'afferenza nel campo psicoacustico, ok? Cioè è l'intensità sonora come il nostro orecchio la percepisce. Il nostro orecchio è molto complesso come risposta. Più queste tre che invece sono meramente, ecco, verticali, nel tirarmi fuori delle informazioni tra gli alti, tra i bassi, sono tutte descritte qui e sono tutte usabili. Cosa si può dire? Come si possono usare? Beh, si possono usare poi a seconda della situazione che si ha in JavaScript, utilizzando funzioni di, diciamo, di interpolazione, di normalizzazione. Cioè magari estraggo a grezzo via Meida un determinato range per questa feature, mi interessa normalizzarla tra 0 e 1, ecco, utilizzo una funzione separata per farlo. E così dopo posso pilotare uno shader, posso pilotare altre robe. Cioè, veramente una grande, un wide di utilizzi notevole. Sì, molto interessante, credo che la proverò appena un attimo, perché quando avevo provato a fare cose del genere, soprattutto con linguaggi visuali come VVVV o Touch Designer, alla fine anche processing ha delle funzioni così. Di solito ci sono queste opzioni, ma conoscendole poco, finivo per magari cercare il beat detector, quindi il volume, o cercare il tempo. Invece questo permette di essere molto più... No, il 96%, ma anche più del 96% è intensità sonora, volume. Ma il suono in realtà è molto più composto, perché vi faccio un esempio. Quello che è perceptual spread dice per cosa è usata. Un indicatore di quanto rich il suono viene percepito, cioè 0 suono non ricco, 1 suono ricco. Se poi voi andate a approfondire cosa significa questo rich, ha caratteristiche sia di intensità sonora che di timbro. Il timbro è una caratteristica del suono per cui possiamo distinguere un flauto da un violino, per capirci, a parità di frequenza. Quindi sono delle metriche molto riassuntive, molto particolari. E lo sharpness è bellissimo. Stai già rispondendo alla domanda che abbiamo in chat, un po'. Perché la domanda che abbiamo in chat è
appunto, noi parlavamo molto del suono a livello basso livello, a livello base, però la domanda è se, per esempio, dico una parola diversa da un'altra, cambia il movimento o la grafica? Cambia il suono della parola, come la esprimi, come utilizzi, dipende dal metodo che utilizzi per promanare il suono di questa parola. La tua voce, una voce sintetizzata robotica, è solo un fatto di suono in realtà. Quindi cambia sia per le lettere, perché lettere diverse hanno, esatto, tipo una lettera sibilante come la S, ha delle frequenze molto alte di solito, esatto, rispetto a un'altra, e anche dall'intonazione. Ovviamente io non è che, non, diciamo che non ho avuto il compendio immediato totale di tutte queste feature, però ho sperimentato abbastanza. Devo dire che quella che mi ha dato maggiore soddisfazione, maggiore flessibilità d'uso, è la perceptual sharpness. Che cosa fa? Rileva se un suono è definito come sharp, intuibilmente. Cioè, ad esempio, per differenziare, no? Drum, snare drum, da bass drum. Quindi mi permette questa differenziazione. Questo è un valore che posso usare per fare altre cose, assieme ad altre feature. È molto vasto, molto vasto. Vedete, queste sono tutte metriche di psicoacustica, quindi immediatamente, come dire, fruibili per i nostri esperimenti. Ok, allora, un sacco, veramente un mondo di cose da vedere, da studiare. Poi l'audio tende a essere un po' meno conosciuto di altri ambiti e quindi veramente un mucchio di curiosità avrei. Però sono quasi le 8 e quindi direi di ripassare la parola a Alka, o comunque insieme di fare un saluto, un ringraziamento ad Andrea, che ormai è di casa e lo chiamiamo ogni volta che tira fuori un esperimento interessante o anche solo per farci due chiacchiere. Guarda che in realtà con la mia faccia. Sì. Eccoci. Okay. Ecco, così lo potete vedere. Bene. L'odore dei suoni si vede anche. Ebbene, e quindi noi siamo arrivati alla fine della nostra live. Poi questa registrazione verrà caricata sul canale YouTube come facciamo di solito. Oggi non è stato possibile per questioni organizzative, ma torneremo a farlo, e si spera nei prossimi mesi anche ad avere affiancata alla live, o meglio in primo piano, l'incontro in presenza, e quindi trovarci al nostro Fab Lab preferito vicino ad Ergano, che è il WeMake, e partecipare sia in presenza sia da remoto, come si preferisce. Perfetto, quindi grazie a tutti. Ora chiuderemo la registrazione, appunto per avere impacchettata la live, e chi vuole può restare, possiamo farci due chiacchiere sugli argomenti più off topic che preferite. E potete anche testare con la vostra voce, dire vero, capra e cavoli. Se io ho questa richiesta, se mi è possibile, se vi piace il progetto, se ci fate qualcosa, droppate una stellina su GitHub, forcate il progetto, create dei vostri mondi sonori. Perfetto, grazie a tutti. Allora restiamo qua dopo la chiusura della registrazione.